il lupo è l'unico grande amore, e quando parlo di lupo parlo di calcio e di basket. Faremo di tutto per salvare la Serie C e la Serie B di basket, non molleremo mai, mi troveranno sempre al loro fianco, questo è certo. La Scandone ha un campo perché la società può richiedere tranquillamente al comune, quindi al sindaco, l'utilizzo infitto del palazzetto. Quella che è terminata è la durata della concessione, ma parliamo di un'altra storia. Al riguardo do una piccola prima buona notizia: nei giorni scorsi ho incontrato il gruppo Givova, che ha manifestato la volontà di sponsorizzare dal punto di vista tecnico la Scandone e di offrire anche un contributo economico. Qualcosa si comincia a muovere, qualcosa comincia a far muovere il sindaco, mi auguro che anche i diretti interessati, come hanno cominciato ad ingaggiare il direttore sportivo per il calcio, comincino anche ad ingaggiare la dirigenza, il direttore sportivo per il basket, perché sembrerebbe strano poi che in presenza di offerte di acquisto per il calcio si parta e invece col basket si rimanga fermi. Sindaco, ci sono anche 1.800 euro da pagare, la prima rata per l'associazione alla LNP. Questa chi la paga? La paga di nuovo lei o ci sarà qualcuno che... Spero che... Spero per evitare divorzi che questa spesa sia accollata dalla società, anche perché sarebbe un primo gesto significativo rispetto alla volontà di continuare, perché il tema dirimente a questo punto diventa questo: si è partiti col calcio e col basket, si vuole partire?